pensione, nel farle finire nella pattumiera. Non farlo, perché non si butta via mai niente in cucina, quindi ricicliamole. Preparando il banana bread, che è un dolce statunitense che significa pane alle banane, quindi molto soffice e umido data la presenza di questa frutta, puoi decidere di sostituire il burro con 80 ml di olio di semi. Puoi aggiungere invece che la granella di nocciole le noci tritate sempre finemente, e puoi decidere anche di omettere il cioccolato, le gocce di cioccolato, però io ti consiglio di metterle perché ci stanno veramente benissimo. Se non hai le gocce di cioccolato, puoi utilizzare anche del cioccolato tagliato. Mi ha richiesto di preparare questo dolce Dreamer Books Lover, che ringrazio enormemente per seguirmi sempre con tanto tanto affetto. Successivamente ti mostrerò come realizzare un gelato proteico e solo ed esclusivamente con banana e il cacao, senza zucchero, senza gelatiera. Poi vuoi rendere ancora più goloso questo gelato, ti consiglio di versare sopra del cioccolato fuso. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Ah, ci stava tutto. Oppure della crema alle nocciole, sarà ancora più cioccolatoso, però in entrambi i modi sarà fantastico. Detto ciò, se entrambe le ricette ti piaceranno, iscriviti se ancora non l'hai fatto, attivando la campanellina tutte. E a me non mi resta altro che augurarti buona visione. Metà di granella alle nocciole, perché la restante andrà inserita sulla superficie. La stessa cosa facciamo con le gocce di cioccolato, cioè metà le mettiamo nell'impasto, mentre l'altra metà la inseriamo sulla superficie.